Siamo a Pula, in provincia di Cagliari, all'estremo sud della Sardegna. Vi portiamo a pesca in un itinerario che segue il percorso segnato da tre torri d'avvistamento del 1500, fatte costruire dal re Filippo II con la funzione di contrastare gli attacchi dai pirati saraceni, quando la Sardegna era una colonia del Regno di Spagna. Questa parte della costa è da sempre una delle mete preferite dai surfisti in inverno, mentre in estate i turisti affollano le spiagge dorate. La prima torre che troveremo nel nostro itinerario è quella di San Macario, che si trova nell'isola da cui prende il nome, distante qualche centinaio di metri dalla costa. Continuiamo il nostro percorso per arrivare alla Torre del Coltellazzo, anche conosciuta come Torre di Nora, sulla cima del promontorio che domina le rovine dell'antica città. L'ultima tappa del nostro tour è alla torre del promontorio di Cala d'Ostia, che aveva la funzione di impedire il rifornimento d'acqua ai nemici e l'attacco di Pula. Proprio sotto queste torri, nei fondali rocciosi tipici di queste acque, ci immergiamo alla ricerca della preda invernale più ambita in questa zona, la spigola. Un pesce predatore e quindi curioso, spesso si avvicina ai subacquei. Lo si trova soprattutto nei mesi più freddi durante il suo periodo d'accoppiamento in acque basse, in prossimità degli scogli, dove l'acqua si infrange contro le rocce affioranti. Si utilizzano fucili poco potenti e non troppo lunghi. La tecnica di pesca utilizzata per la spigola è un mix tra l'agguato e l'aspetto. Dopo un breve percorso sul fondo ci si apposta in modo silenzioso, scegliendo un punto dove si forma corrente e l'acqua crea schiuma tra le rocce. Una volta individuato il punto giusto, è solo questione di tempo.